a un certo punto avverto dei sintomi, no? Influenzali, un po' di tosse, della febbre, oppure anche sintomi un po' più gravi, tipo difficoltà respiratorie, che possono essere sintomo di un aggravamento, no? O di un eventuale contagio. Che cosa devo fare? Come Allora, mi devo comportare? soprattutto se si hanno sintomi lievi, dobbiamo parlare con il nostro medico di base, d'accordo? È il nostro riferimento e sarà lui poi a fare da filtro, sarà lui a dirci che cosa fare. Se noi non riusciamo a contattarlo, allora ci sono i numeri dell'emergenza, però tendenzialmente cerchiamo di utilizzare i numeri dell'emergenza solo se c'è effettivamente un'emergenza, non se abbiamo 38 di febbre. Perché altrimenti, capite bene, andiamo ad intasare un servizio che invece deve essere tenuto un pochino a riguardo per le vere emergenze. Quindi telefonare e non muoversi, quindi esattamente come ha fatto questo nostro concittadino. Ora, l'importante appunto in questo caso, che dicevo, che è una scintilla, che cosa dobbiamo fare? Quello che è stato fatto, si prende questa scintilla e la si cerca di isolare, in maniera che da una scintilla non scoppi Un un focolaio. focolaio al di fuori dell'incendio principale. È quello che stiamo cercando di fare. Speriamo che anche l'altro paziente, se venisse confermato, che sia eventualmente riconducibile da un punto di vista epidemiologico all'incendio principale.